sono circa 100, fino adesso sono arrivati circa 120 persone, il 20% dei giovani dei 12 ai 19 anni, l'organizzazione e la macchina organizzativa è perfetta. Un open day importante per, come posso dire, sono tutte attività che noi stiamo mettendo in campo per incentivare la vaccinazione. Sicuramente il Green Pass è stato uno strumento che, come dire, ha convinto anche quelle persone che non erano tanto convinte, considerando che oggi, diciamo, l'utilizzo avere il Green Pass è fondamentale per tutta una serie di attività della vita quotidiana. Io spero che abbia anche contribuito, diciamo, che abbiano contribuito anche altre situazioni, quella per esempio del fatto che chi è vaccinato con due dosi, seppure incontri il virus, non sviluppa polmonite e quindi di fatto non ammala di coronavirus. Però insomma alla fine il risultato c'è stato, abbiamo avuto un incremento importante delle vaccinazioni a seguito del Green Pass, non stiamo notando invece un incremento del personale docente e non docente dopo, diciamo, il Green Pass relativamente alle scuole. L'Abruzzo è tra le regioni che nella categoria 12-19 ha vaccinato con due dosi più del 50%, nella categoria 17-19 supera il 90%, per cui diciamo che se il trend è questo abbiamo ancora un mese prima della riapertura delle scuole e quindi sono sicuro che queste percentuali aumenteranno. In più il personale della scuola, docente e non docente, l'abbiamo vaccinato in maniera importante, perché insomma ritengo che la preoccupazione c'è sempre, però per quanto riguarda l'Abruzzo riapriremo con maggiori garanzie. Le strategie le abbiamo messe tutte in campo, continueremo sicuramente in questo mese e mezzo che ci separa alla fine di settembre con questi open day. Perché diciamo, il fatto che il cittadino non si deve prenotare, non deve andare su poste, che rappresenta comunque, diciamo, seppur limitato, un piccolo fastidio. E quindi continuare con questi open day e continueremo a fare campagne di sensibilizzazione cercando di spiegare che il vaccino non ti impedisce di incontrare il virus ma ti impedisce di ammalare di polmonite.